commentare l'incontro, secondo incontro della seconda giornata, Canottieri Meridas Napoli, Calottina Bianca, numero 1 Scotti Galletta, numero 2 Criscuolo, numero 3 Marco Pirone, numero 4 Paolo De Crescenzo, numero 5 Massimo De Crescenzo, numero 6 Sergio Pirone, numero 7 Notarangelo, numero 8 Migliaccio, numero 9 Formoso, numero 10 D'Angelo, numero 11 secondo portiere Siena. In calottina nera, ora inquadrata alla destra dei vostri teleschermi, la squadra della Partizan di Belgrado con numero 1 Vranes, numero 2 Segert, numero 3 Vukovic, numero 4 Rudic, numero 5 Manojlovic, numero 6 Stamenic, numero 7 Belamaric, numero 8 Bratusa, numero 9 Avramovic, numero 10 Manojlovic, numero 11 Novadovic. Ci sono due Manojlovic, il numero 5 è Nenad, il numero 10 è Predrag. Nella squadra napoletana ci sono due Pirone, il numero 3 Marco, numero 6 Sergio, due De Crescenzo, il numero 4 Paolo e il numero 5 Massimo. Gli arbitri degli incontri sono il signor Marculescu della Federazione Romena e il signor Chantas della Federazione Greca. Partita la gara. Marco Pirone va a conquistare la prima palla al centro precedendo Nenad Manojlovic. Criscuolo, Paolo De Crescenzo, Marco Pirone, Paolo De Crescenzo verso Notarangelo che ha subito il fallo, rimette in gioco a Paolo De Crescenzo. Tentativo di pallonetto di Paolo De Crescenzo che colpisce la parte alta della traversa. Bratusa. Fallo di Paolo De Crescenzo su Rudic. Belamaric. Bratusa. Ha tirato prima del ripreso del gioco Rudic, quindi gol ovviamente annullato da parte numero 4 che deve effettuare la rimessa in gioco. Ora effettuata regolarmente, subisce il fallo da parte di Criscuolo. Rudic, Belamaric, Bratusa. Anticipa Criscuolo, commette fallo, cambia la marcatura su Rudic. Fallo da parte dei giocatori belgradesi in attacco, riconquista la palla Mario Scotti Galletta e la cede a Paolo De Crescenzo che pesca in avanti Marco Pirone nella posizione di ala. Guido Criscuolo, Renato Notarangelo, Vincenzo D'Angelo, Criscuolo, D'Angelo, Criscuolo tira e devia in corner Vranes. Massimo De Crescenzo ha battuto il corner, Criscuolo, D'Angelo ha subito il fallo, Notarangelo, D'Angelo ancora ha subito nuovamente il fallo, cambia la marcatura anche su Vincenzo D'Angelo. Pirone va a creare un po' di scompiglio nell'area, rimette in gioco D'Angelo, Paolo De Crescenzo. Molto movimento, poi il tiro di Paolo De Crescenzo nettamente fuori. Fanno molto movimento i giocatori napoletani. Ecco la replica del Partizan con Bratusa fronteggiato da Grido Criscuolo. Il fallo, la rimessa in gioco, Rudic. Ancora un fallo in attacco fischiato contro Avramovic che si era spinto appoggiandosi a un avversario, palla che è passata come vedete alla Canottieri Meridas con Massimo De Crescenzo. C'è Notarangelo al centro,
e De Crescenzo ha cercato il tiro a sorpresa, ma anche lui ha nettamente fallito la mira. Una partita che è cominciata molto timorosamente, le squadre ancora non hanno preso le misure. Manojlovic, Belamaric, Bratusa, c'è al centro Avramovic, ha ricevuto, ha rimesso in gioco, ha risubito nuovamente il fallo. Bratusa tenta il tiro, deviazione da parte di D'Angelo ed è corner. Ha toccato D'Angelo il tiro di Bratusa, la palla si è impennata ed è terminata oltre il fondo. Ha rimesso in gioco Predrag, Manojlovic, questo è Belamaric con il suo tradizionale numero 7, che è il numero che usa anche quando gioca in nazionale. Avramovic si è liberato molto bene, Rudic davanti a Scotti Galletta, poi fallisce, Rudic manda indietro ad Avramovic, avrebbe potuto tirare forse il numero 4 jugoslavo, ha preferito il tiro, l'appoggio, e Avramovic si è visto ribattere ancora il tiro in angolo, angolo che viene battuto da Rudic. Manojlovic, Bratusa, subisce il fallo Avramovic, Bratusa, Manojlovic, fallo in attacco ancora contro il numero 9 Avramovic, palla restituita ancora ai giocatori napoletani. Marco Pirone, il mancino serve Massimo De Crescenzo in buona posizione, fallo però fischiato questa volta contro i napoletani in attacco. Ancora non sono andate bene al tiro le due squadre, i portieri non sono quasi mai dovuti intervenire. Scende sulla destra Belamaric, si ferma, cerca il compagno smarcato, non lo trova, ritarda la manovra, aspetta che scenda in avanti anche Rudic, serve poi al centro Avramovic, apertura per Manojlovic, ecco Rudic, ancora Avramovic, doppio fallo, cambia la marcatura, Criscuolo si allontana dopo aver fermato regolarmente due volte consecutivamente Avramovic, gioco che rimane ancora in possesso con il pallone da parte dei giocatori jugoslavi, bell'intervento ma aveva commesso fallo nello slancio Paolo De Crescenzo, ancora la palla che resta ai giocatori jugoslavi che ora beneficiano della prima espulsione, è uscito Massimo De Crescenzo per fallo su fallo, uomo in più per gli jugoslavi. Bratusa, Belamaric, gol, fuori anzi, scusate, palla che è uscita all'esterno, contropiede per Marco Pirone, solo davanti al portiere Vranes, Marco Pirone para il portiere jugoslavo, poi riesce anche a riconquistare la palla, ma c'era nettissimo il fallo su D'Angelo, la partita si è fatta incandescente in questi ultimi secondi, hanno fallito l'uomo in più i giocatori jugoslavi e sul contropiede Marco Pirone ha avuto la palla buona, Vranes ha parato, poi D'Angelo si avviava a riconquistare la palla, è stato fermato regolarmente, possesso della palla quindi ora per i giocatori napoletani che hanno sempre l'uomo in meno, è sfumata l'occasione clamorosa di poter realizzare con l'uomo in meno, sarebbe stato un colpo eccellente sia dal punto di vista pratico del risultato sia dal punto di vista psicologico. La partita è ancora ferma sullo 0-0. D'Angelo, Pirone, è rientrato Massimo De Crescenzo, quindi annullata la superiorità numerica degli jugoslavi. Criscuolo, D'Angelo, ha subito il fallo D'Angelo, 39 secondi alla conclusione del primo tempo, espulsione di un giocatore jugoslavo, è Manojlovic, dovrebbe essere, è il numero 5 Nenad Manojlovic, quindi primo uomo in più per i napoletani.
Notarangelo, Massimo De Crescenzo, Notarangelo. Paolo De Crescenzo, Notarangelo. C'è Criscuolo davanti alla porta, la deviazione non gli riesce, la raggiunge la prola dalla parte opposta D'Angelo. D'Angelo, Notarangelo, deviazione in corner. A 5 secondi dalla conclusione del primo tempo, Abramovic ha deviato in corner il pallone di Criscuolo. Massimo De Crescenzo rimette in gioco, deviazione, la palla che resta a ballonzolare davanti alla porta di Vranes, riconquistata poi da Bratusa, e si può dire che anche la squadra jugoslava è riuscita a annullare la prima situazione di inferiorità numerica, anche se c'è ancora qualche secondo a disposizione per 13 secondi precisamente ci sono ancora a disposizione della squadra napoletana, ma anche considerando che Marco Pirone possa conquistare la prima palla al centro, il tempo che si perderà appunto per la conquista della palla al centro lascerà ben poco tempo a disposizione della Canottieri per poter manovrare con l'uomo in più. In pratica Sandro Castellano, un primo tempo che si è concluso in perfetto equilibrio, 0-0 nel punteggio, 0-0 anche nelle due occasioni di uomo in più fallite. Esatto, potevano segnare i jugoslavi e potevamo segnare noi, però io vorrei far rilevare che quando la Canottieri ha giocato in inferiorità numerica c'è stata quella bella controfuga di Pirone che ha fatto l'azione, ha tirato, ma Vranes è riuscita a parare e quella è stata una grossa occasione. Magari segnare un gol in inferiorità numerica avrebbe servito anche molto a livello psicologico. Non c'è stato l'avvio bruciante di ieri, del resto però il valore anche dell'avversario è chiaramente, ha imposto una diversa tattica alla squadra napoletana. Si conferma quell'equilibrio a cui avevamo fatto cenno all'inizio, forse effettivamente è questa la vera finale. Sì, perché penso che il Partizan sia una squadra abbastanza forte, poi c'è sempre da tenere presente una cosa, che gli slavi quando giocano contro di noi si trasformano, perché è quasi, diciamo, un odio di razza, e quindi penso proprio che la finale sia questa. Accingiamoci allora a vedere il secondo tempo di questa che possiamo definire la probabile finale, o comunque chiaramente la partita, una delle partite chiave di questo torneo di finale. Va ricordato come quest'anno l'Italia, in Italia si siano disputate tutte e due le finali per la Coppa delle Coppe e per la Coppa dei Campioni. Marco Pirone conquista nettamente la palla al centro, ma il tempo per sfruttare l'uomo in più non c'è più, è rientrato Manojlovic, quindi due squadre in parità numerica. D'Angelo, Paolo De Crescenzo, D'Angelo tira, D'Angelo, e aveva sorpreso il portiere Vranes, ma la palla poi va fuori, ma c'è la deviazione e quindi il gioco viene ripreso dal corner. Vranes aveva recuperato il pallone, ma c'era stato il tocco di un giocatore jugoslavo, quindi la palla resta in possesso dei napoletani. Fallo su Notarangelo, D'Angelo ancora scambia con Notarangelo, ancora il pallo, cambia la marcatura sul numero 7 napoletano, va a recuperare la palla D'Angelo, serve a Notarangelo, ancora il tiro in pieno sulla traversa, in pieno sulla traversa si stampa il pallone di D'Angelo. Replica di Nenad Manojlovic per il Partizan, è scattato in avanti anche Avramovic che va al centro insieme all'altro Manojlovic, a cui viene servita la palla, tenta un pallonetto ma sbaglia la misura Manojlovic, questi numero 10 è Predrag Manojlovic. Il rilancio di Paolo De Crescenzo a Marco Pirone, al centro va Criscuolo, ora indietro a Paolo De Crescenzo, ecco Criscuolo che tenta la rovesciata,
troppo alta. Bratusa, Bella Maric, Bratusa, Manojlovic, Bratusa, e si libera molto bene Paolo De Crescenzo, che conquista un bel pallone difensivo in maniera pulita. Serve poi Scotti Galletta, che rilancia Guido Criscuolo. È scattato bene in avanti anche Marco Pirone, viene servito D'Angelo. Notarangelo in buona posizione, e gol. Gol di Notarangelo. Rivediamo l'azione. Ecco la palla, e gol. E gol, anche in questo replay si vede che la palla ha superato la linea. Ha superato la linea, si è visto nettamente. Comunque in certi casi Vranes è stato sveltissimo a tirarla fuori, però lo stesso arbitro Marco Lescu ha segnalato che era gol. E la decisione dell'arbitro Marco Lescu era esatta, come abbiamo potuto rivedere nel replay che molto opportunamente è stato subito riproposto. Quindi gol di vantaggio della Canottieri Napoli. Avete visto come Notarangelo si era smarcato. E adesso situazione quasi simile. Rivediamo anche questa azione, dovrebbe essere gol anche questo. E gol anche questo, e ecco la palla che ritorna in campo. Due gol, gol di Notarangelo e pareggio di Manojlovic. Allora, dopo il gol di Notarangelo, pareggio da parte di Manojlovic. Si tratta di Predrag e Manojlovic, 1-1. Marco Pirone, D'Angelo, Marco Pirone, la deviazione troppo debole da parte di D'Angelo, Vranes ha bloccato tranquillamente, ha servito Bella Maric. Bella Maric va a stringere al centro, dove sono piazzati Manojlovic e l'altro Manojlovic dalla parte opposta, ed è proprio Nenad Manojlovic col numero 5 che va a recuperare il pallone, lo rimette indietro per Avramovic. Rudic, Avramovic, Bella Maric, Avramovic, Manojlovic para Scotti Galletta e va a evitare anche il corner. Aveva prima smorzato il tiro e poi ha raggiunto il pallone prima del corner. Notarangelo porta avanti la palla, l'autore del gol con cui si è sbloccato il risultato, ora è di parità, 1-1. D'Angelo, Criscuolo, Marco Pirone tenta il suo sinistro che si affonda nettamente nell'acqua. Un minuto alla conclusione del secondo tempo. Vranes serve Avramovic. Bella Maric. Manojlovic, Bella Maric. Segert. Errore da parte di Rudic, che scattava mentre riceveva il passaggio, e quindi poi Manojlovic abbandona la palla perché era finito il tempo a loro disposizione. Mancano 30 secondi alla conclusione del secondo tempo. Massimo De Crescenzo
tutto libero Notarangelo dalla parte opposta. L'azione sfumata per il fallo di Avramovic su Massimo De Crescenzo. Pirone a D'Angelo che subisce il fallo da Manojlovic. Criscuolo ancora verso D'Angelo, secondo fallo consecutivo di Manojlovic, ci si riprova a subire il fallo e dovrebbe essere però il terzo fallo. Palo, riprende Notarangelo, D'Angelo gol! Gol di Vincenzo D'Angelo. Rivediamo l'azione, il tiro è stato di Massimo De Crescenzo che colpisce il palo. Palo di Massimo De Crescenzo, vanno sulla palla Notarangelo e D'Angelo. Notarangelo tocca indietro a D'Angelo e il colpo del numero 10 è vincente a 7 secondi dalla conclusione del secondo tempo. Canottieri in vantaggio. Ripreso il gioco, 5 secondi, 4, tira Belamaric, para Mario Scotti Galletta e si conclude il tempo, 2-1 per la Canottieri. I gol sono venuti in questo secondo tempo, i gol che erano mancati nel primo, 0-0 dopo i primi 5 minuti, 2-1 in favore della squadra napoletana a metà gara. I gol sono stati di Renato Notarangelo, di Predrag Manojlovic e di Vincenzo D'Angelo. Tuttavia mi sembra, Castellano, che si possa ancora continuare a parlare di un sostanziale equilibrio, anche se la squadra di Fritz Dennerlein è in vantaggio e diciamo lo è meritatamente. Sì, sì, meritatamente, perché difatti anche il secondo gol era avvenuta un'azione che aveva colpito il palo e D'Angelo è stato sveltissimo a raccogliere e a infilare in rete. Comunque per adesso vedo che la squadra italiana si sta battendo molto bene ed è meritatamente in vantaggio, senza voler togliere nessun merito agli slavi, che sono sempre una squadra forte e combattiva. Come si spiega un punteggio così scarso dal punto di vista numerico e anche un numero così bassissimo di espulsioni, appena una per parte nel primo tempo? Nel secondo tempo non ci sono mai state espulsioni, mai stato uomo in più. Cioè fra due squadre molto forti, o comunque fra due squadre che si equivalgono, diciamo, ad alto livello, questo equilibrio si può ripercuotere anche nella qualità, nel punteggio? Ma io intanto dico una cosa, le squadre si equivalgono e a un certo punto stanno attentissime a non fare errori, quindi a un certo punto più di cercare il gol cercano di non commettere errori. Questo spiega perché per esempio ci sono state solo due espulsioni e il punteggio è veramente limitato, e io penso che chi vincerà questo incontro avrà proprio il minimo vantaggio possibile, perché le due squadre sono tutte e due forti e poi stanno giocando su un piano di equilibrio. Sta per cominciare il terzo tempo, la Canottieri Meridas in calottina bianca gioca alla sinistra dei vostri schermi, la formazione è rimasta immutata, Mario Scotti Galletta 1, il portiere con la calottina rossa, col numero 2 Guido Criscuolo, con il 3 Marco Pirone che è in centro della porta e parte ora per la conquista della palla al centro, con il numero 4 Paolo De Crescenzo, con il 5 Massimo De Crescenzo, con il 7 Renato Notarangelo e con il 10 Vincenzo D'Angelo. Ha conquistato anche la prima palla al centro del terzo tempo, azione di attacco dunque della Canottieri Meridas con Paolo De Crescenzo, Guido Criscuolo, Massimo De Crescenzo, Criscuolo, c'è al centro Marco Pirone nella circostanza, ha subito ora il fallo, il mancino di Fritz Dennerlein. Notarangelo, Pirone si era liberato bene, Pirone, espulsione nelle file dei giocatori jugoslavi, è stato espulso Manojlovic, questa volta è Predrag Manojlovic l'autore del gol, mentre in precedenza era stato espulso Nenad. Uomo in più per la Canottieri di Napoli. Pirone tira
Paolo De Crescenzo e Para Branes. Un po' troppo precipitosamente buttata questa azione, Bela Maric in contropiede. Bratusa. Bratusa da Segert, appoggiata la palla ancora su Segert. Rudic. L'arbitro Marculescu ha richiamato Scotti Galletta che aveva protestato. Marculescu richiama a sé il pallone per calmare un attimo le acque e soprattutto per consentire al collega Chantas di andare a dare delle spiegazioni al tavolo della giuria per tenere conto delle decisioni arbitrali e quindi anche per notare le espulsioni e le sospensioni che vengono stabilite. Probabilmente si è fermato. Intanto la traversa è stata colpita da Bratusa con il tiro che doveva concludere l'azione, si era forse rotto il cronometro dei 35 secondi, quindi dal tavolo della giuria sono andati a rendersi conto gli arbitri di quanto tempo ci fosse ancora per l'azione degli jugoslavi. E sul tiro conclusivo avete visto che è stato colpito anche il palo. La partita dunque resta sul 2-1 in favore della Canottieri, in avanti con Criscuolo. Pirone ha subito il fallo, giocatore napoletano, quindi pallone ancora in possesso della squadra campione d'Italia. Paolo De Crescenzo, Massimo De Crescenzo tira prontamente, ma il tiro è fiacco centrale. La Canottieri ha fallito dunque anche la seconda circostanza favorevole di uomo in più. Bela Maric, Manojlovic, Bela Maric pericolosamente al tiro, gol. Ha pareggiato Bela Maric. Rivediamo anche questo azione di attacco portata da Bela Maric con la collaborazione di Predrag e Manojlovic, che ha fatto da sponda per l'avanzante numero 7 e il gol di Bela Maric ha portato in parità le due squadre. Due gol segnati entrambi quelli della squadra jugoslava e anche i due della squadra italiana, sempre a parità numerica. Marco Pirone verso D'Angelo, ha tentato D'Angelo, ma c'è stata una deviazione, anzi c'era stato prima l'intervento dell'arbitro per il fallo subito da D'Angelo, quindi il gioco è ripreso con la rimessa da parte dei napoletani. Paolo De Crescenzo tira prontamente, Marco Pirone ci arriva con la punta delle dita, Branes che poi va anche a riconquistare il pallone. Segert, Bela Maric cercava Manojlovic per ripetere l'azione in tandem di prima, Manojlovic era troppo arretrato. Eccolo ora in azione Manojlovic, fallo sul fallo contro Rudic. Marco Pirone viene servito da Scotti Galletta, è libero, troppo alto il passaggio verso Massimo De Crescenzo che era libero, e la palla poi viene riconquistata addirittura da Bratusa.
La palla è andata a metà strada fra Massimo e Paolo De Crescenzo. È sfumata questa bella azione. Manojlovic. Fallo di Pirone su Manojlovic. Espulsione in coppia di Massimo De Crescenzo e di Belamaric. Per Massimo De Crescenzo si tratta della seconda espulsione. Per Belamaric della prima. Fallo subito da Manojlovic, quindi Avramovic. Ancora Avramovic ha subito il fallo, Bratusa, ma è appescato Ciantas il fallo di Avramovic. Scotti Galletta recupera la palla, squadra in parità numerica ma con un uomo in meno per parte. Paolo De Crescenzo. Paolo De Crescenzo messo all'angolo da Manojlovic, non riesce a effettuare il passaggio, poi trova libero Criscuolo in buona posizione, attira due avversari, è libero Noterangelo, viene servito al centro Marco Pirone, D'Angelo cercano lo scambio stretto, Marco Pirone sinistro sul palo, ha tirato con un po' di precipitazione Marco Pirone, rientrano i due espulsi, ma non c'è stata superiorità numerica data l'espulsione in coppia. Manojlovic, Rudic, Seger, fallo su Manojlovic, Belamaric, e al tiro pericolosamente c'è la deviazione di Scotti Galletta in corner, 6 secondi alla conclusione del tempo, 2-2, 6 secondi, palla in possesso degli jugoslavi, Rudic, anzi Segert, perde il momento del tiro e Noterangelo riesce poi a fermare il pallone proprio mentre suona la sirena. Terzo tempo si conclude con il punteggio di 2-2. Ha segnato Belamaric solo in questo secondo tempo. Si conferma ancora dunque un equilibrio fra le due squadre e si conferma anche il fatto che le due formazioni segnano poco. Prima abbiamo sentito il parere di Sandro Castellano, sentiamo anche quello di Gianni Lonzi sull'esito così scarso dal punto di vista numerico del punteggio. Ma sai, è una partita molto sentita, praticamente tutte e due le squadre cercano di sbagliare poco ed ecco anche il fatto che ci sono pochi tiri e poche segnature. Comunque sul piano agonistico tu hai visto che questo tempo è stato veramente eccellente. Probabilmente fra le partite viste nel girone di semifinale e anche in queste prima giornata e mezzo, diciamo così, del girone di finale, forse lo spettacolo di Partizan Canottieri Menidas è uno dei più validi, se non il più valido in senso assoluto. Ma sai, ogni partita ha una sua storia. L'altra volta per esempio Canottieri contro la Marina fu una bella partita. Oggi ti ho detto la posta in palio è troppo grossa per cui le due squadre possono giocare al cuor leggero e esprimersi al meglio. Canottieri, Merides, Galottina Bianca alla destra dei vostri teleschermi, Partizan di Belgrado, Galottina Nera alla sinistra, sta per cominciare il quarto e ultimo tempo. Marco Pirone e Avramovic per la conquista della palla al centro, Marco Pirone vince nettamente, non è Avramovic ma era
Bratusa, numero 8. Formazione immutata nelle file della Canottieri Napoli. Vincenzo D'Angelo. Massimo De Crescenzo. Paolo De Crescenzo, D'Angelo. Fallo in attacco contro i napoletani, palla non si trattava di fallo in attacco, ma erano scaduti 35 secondi a disposizione della squadra napoletana per manovrare la palla. Questa è la prima azione di attacco degli jugoslavi nel secondo tempo. Notarangelo conquista un bel pallone e poi serve indietro D'Angelo. Bell'intervento difensivo di Renato Notarangelo, che ha sventato una situazione abbastanza pericolosa. C'è in avanti Massimo De Crescenzo, mentre la palla è in possesso di Criscuolo. Ecco il passaggio proprio a Massimo De Crescenzo, mentre va al centro Notarangelo. Riceve, subisce il fallo, rimette in gioco. Marco Pirone fa la sponda per Notarangelo. Si allarga Paolo De Crescenzo, subisce il fallo da parte di Rudic. Notarangelo, fallo ancora su Notarangelo. Poi Notarangelo ha affondato la palla, quindi pallone passato agli jugoslavi. Bratusa para Scotti Galletta, il tiro di Segert, posizione centralissima, sembrava fatto il gol per gli jugoslavi, ma è stato bravo Scotti Galletta a deviare la palla. Manojlovic. Da Rudic a Avramovic. Ancora un bel intervento difensivo, questa volta di Guido Criscuolo. In avanti c'è Paolo De Crescenzo, Criscuolo è stretto da Belamaric, serve Massimo De Crescenzo. Paolo subisce il fallo da Rudic. Paolo De Crescenzo, D'Angelo. Fallo subito da Paolo De Crescenzo. Pirone, De Crescenzo. D'Angelo, deviazione para Vranes. Bella deviazione di D'Angelo, è uno dei suoi numeri tipici, ma Vranes non si è fatto sorprendere, era ben piazzato sull'angolo. Bratusa. 2 minuti e mezzo, siamo a metà del quarto ultimo tempo. 2-2 il punteggio. Avramovic, Segert, Avramovic, fallo in attacco fischiato contro Rudic, palla affidata alla Canottieri Meridas, lunga gittata di D'Angelo a Marco Pirone, Criscuolo, c'è Notarangelo, c'è il liberissimo Massimo De Crescenzo dalla parte opposta, non viene visto, tenta il sinistro e riesce il sinistro di Marco Pirone a 2 minuti 8 secondi, rivediamolo. Ecco Marco Pirone, il suo sinistro che trafigge Vranes a 2 minuti e 8 dalla conclusione, gol di Marco Pirone. È il gol con cui la Canottieri Meridas si riporta in vantaggio. Per la terza volta in vantaggio la Canottieri Meridas, raggiunta dopo il gol di Notarangelo, raggiunta dopo quello di D'Angelo, ora è tornata in vantaggio con Marco Pirone, Belamaric, Avramovic. Manojlovic perde il momento per il tiro, recupera comunque la palla, ma poi reagisce irregolarmente, commette fallo
ed è un prezioso pallone che viene concesso alla difesa napoletana, questo molto importante. 1:50 alla conclusione. Criscuolo, pallone importante quello perso per nervosismo da Predrag Manojlovic, che vediamo ora agire su Paolo De Crescenzo. Però questa volta è Paolo De Crescenzo che commette fallo su Manojlovic, restituisce la palla agli jugoslavi. Abramovic, Segert, Abramovic, restituita ancora, questa volta il fallo di Belamaric, nuova palla restituita agli italiani, mentre si innervosisce moltissimo il portiere jugoslavo che batte furiosamente i pugni sull'acqua. L'azione ora è condotta da Massimo De Crescenzo con D'Angelo. Massimo De Crescenzo ancora, scambio con D'Angelo, secondo fallo, perde però poi la palla Vincenzo D'Angelo proprio mentre scatta l'ultimo minuto. Va Mario Scotti Galletta a recuperare il pallone, importantissimo anche questo pallone riconquistato a 47 secondi dalla conclusione. Non bisogna ora farsi prendere dall'orgasmo, controllare la partita con calma, con saggezza. Mancano 36 secondi alla conclusione, la palla in possesso della Canottieri Meridas, 33 secondi ora. Vincenzo D'Angelo giocando tutta l'azione fino al limite, la Canottieri è quasi in porto, 24 secondi alla conclusione. Marco Pirone riconquista la palla ma tenta il tiro, addirittura colpisce Vincenzo D'Angelo. D'Angelo riconquista il fallo e può ancora beneficiare di qualche metro di margine. Tutta la Canottieri si rinchiude in difesa, 17 secondi alla conclusione. Bratusa, Rudic, lotta furibonda in area, Abramovic tenta il tiro, la riconquista Notarangelo e Notarangelo ha conquistato la palla della vittoria. 3 secondi, 2, 1, è finita la partita. La Canottieri Meridas ha battuto il Partizan di Belgrado per 3-2 ed ha fatto un grossissimo passo in avanti verso la conquista della Coppa dei Campioni. Grosso risultato della Canottieri Meridas che ha battuto il Partizan di Belgrado per 3-2, un risultato che ha aggiunto al successo di ieri sul Würzburg. Porta ora la Canottieri Meridas sola al comando della classifica con 4 punti, unica squadra a punteggio pieno contro i 3 punti della Marina di Mosca, un punto della Partizan di Belgrado e 0 punti del Würzburg, sconfitto ieri dalla Marina, ieri dalla Canottieri Meridas e oggi dalla Marina di Mosca. Addirittura se la squadra tedesca del Würzburg fosse riuscita a pareggiare con la Marina di Mosca, cosa che era anche possibile, già oggi la Canottieri Meridas si sarebbe quasi potuta laureare campione d'Europa, dal momento che aveva una notevole differenza reti a suo favore e con 2 punti di vantaggio sulla Marina di Mosca si sarebbe potuto permettere anche di perdere domani con uno scarto limitato di un gol o anche 2 gol eventualmente a seconda del gioco della differenza reti. Comunque la Canottieri Meridas ha compiuto una ottima impresa, un'eccellente impresa, battendo il Partizan di Belgrado in una partita delicata, in una partita importante, una partita caratterizzata da un grandissimo equilibrio, caratterizzata da un basso numero di gol, soltanto 3-2 il punteggio finale, da un bassissimo numero di espulsioni.
a parte un paio di espulsioni in coppia, ci sono state soltanto 3 circostanze di uomo in più. Va anche ricordato che la canottiere ne ha fallite 2 e il Parma ne ha fallito 1, quindi a questo punto il gioco anche degli errori con l'uomo in più è ancora un'ulteriore testimonianza della supremazia della canottieri. Allora, prima di concludere, ricordiamo con Sandro Castellano l'importanza di questo successo della canottieri Meridas al termine di una partita che era equilibrata, l'avevamo pronosticata equilibrata, è risultata così come l'avevamo pronosticata e che alla fine ha dato un risultato che penso possa incidere moltissimo sull'esito conclusivo di questa Coppa dei Campioni. È una grossa vittoria perché il Partizan, avevamo detto, era una squadra forte. Essere riuscita a vincere di misura dimostra che la canottieria ha assunto una sua dimensione europea e che quindi può aspirare al titolo europeo. Adesso come andrà la partita di domani con i sovietici è presto per dirlo. Comunque, se la canottieri gioca domani contro i sovietici come ha affrontato oggi i jugoslavi, potrebbe anche verificarsi che finalmente per la seconda volta in Italia, dopo la vittoria del Recco, anche la canottieri Napoli riesce a portare il titolo europeo. Hai ricordato il successo del Recco che avvenne nel 1964, anche quella in una edizione di finale italiana. È chiaro che soprattutto in un momento così particolare della stagione, quindi della situazione fisica e atletica dei giocatori, il fattore campo ha un ruolo molto molto importante. Le squadre italiane hanno vinto soltanto una volta con il Recco, appunto, giocando a Milano. Anche lì, la finale col Partizan. Anche lì fu una finale col Partizan e la canottieri Meridas è a un passetto dalla vittoria in questa edizione 1977 proprio con sfruttando il fattore campo sia nella semifinale di Siracusa sia soprattutto in questa finale. Ma mi sembra che la canottieri stia giocando meglio oggi in finale che un mese fa circa in semifinale. Sì, indubbiamente, perché intanto in semifinale c'era forse un timore reverenziale dal fatto che c'erano gli ungheresi. Io penso che avendo battuto gli ungheresi del Vasas, a questo punto la canottieri si è trovata più rilanciata, più alta in morale. Ora la vittoria ottenuta contro il Partizan è molto importante, soprattutto per quanto può tradare la formazione domani contro i sovietici. La squadra sovietica alla vigilia era considerata la grande favorita. Sì. Nelle prime 2 giornate non ha detto granché, però è ancora in corsa e quindi questo sta a significare che la squadra sovietica, se non ha giocato bene ma è rimasta in corsa, resta sempre un avversario, un ostacolo durissimo da scavalcare. Sì, a Siracusa i sovietici erano stati migliori, a distanza di qualche settimana non si presentano più come la squadra migliore, però restano sempre favoriti e sono in corsa per il titolo. Domani contro la canottieri vedremo cosa riusciranno a fare i sovietici e cosa riusciranno a fare i napoletani. Io mi auguro che il successo sia dei napoletani, che fino a questo momento hanno meritato di conquistare il titolo. 2 parole con Renato Di Gennaro per affrontare uno dei problemi che in tutto lo sport, ma nella pallanuoto in particolare, sempre sentitissimo da parte del pubblico, quello degli arbitri. Si dice che nella pallanuoto, più che in altri sport di squadra, la funzione dell'arbitro è molto determinante, cioè forse può incidere di più che in un altro sport, come può essere il calcio, la pallacanestro o il rugby, anche addirittura sull'esito del risultato. Ora siamo a un anno di esperienza del nuovo regolamento che, fra le altre cose, ha anche portato al doppio arbitraggio. Dopo un anno di esperienza in tutti i livelli, sia nei campionati nazionali sia in campo internazionale con i tornei e con il campionato europeo, che tipo di risultato possiamo dare noi di questo esperimento riservato, direi, esclusivamente sul doppio arbitraggio? Ritengo che si possa considerare senz'altro positivo, e d'altronde in queste partite, soprattutto nell'ultima, abbiamo visto che il doppio arbitraggio, direi, consente una pallanuoto più veloce e non si vedono più brutti falli e gli arbitri hanno il controllo assoluto dell'incontro. E in Italia, per quanto ci concerne, ci riguarda direttamente, questo anno è stato per noi un anno di esperimento, perché gli arbitri hanno dovuto arbitrare tutti e 2 dallo stesso lato,
mentre dal prossimo campionato il Consiglio federale ha deciso l'arbitraggio sui lati opposti, che è senz'altro migliore di quello che abbiamo visto in Italia e ritengo che consentirà di ammirare, di far vedere partite più veloci, partite più corrette. In effetti questa era una innovazione auspicata da tutti quanti. Quindi diciamo senz'altro positivo l'esperimento del doppio arbitraggio e quindi in un certo senso un pochino sbollito un po' il problema arbitrale. Senz'altro, questa è una maniera più assoluta. Bene, allora possiamo concludere ricordando il risultato di questa seconda giornata che ha visto la Canottieri Meridas Napoli battere per 3-2 il Partizan di Belgrado con gol di Notarangelo, D'Angelo e Pirone. E mentre per il Partizan hanno segnato Manojlovic e Belamaric, il punteggio di 3-2 consente alla Canottieri Meridas di comandare la classifica a punteggio pieno al termine della seconda giornata, con 4 punti davanti ai 3 punti della Marina di Mosca che ha battuto per 6-5 la formazione tedesca del Würzburg. In classifica al terzo posto c'è con un punto il Partizan e con 0 punti il Würzburg, quindi domani è la finalissima fra la Canottieri Meridas e la Marina di Mosca. Appuntamento perciò a domani nel corso di Diretta Sport per seguire in diretta le fasi della partita che deciderà l'edizione 1977 del torneo della Coppa dei Campioni di Pallanuoto. Gentili telespettatori, grazie per l'ascolto, a voi tutti buon pomeriggio.